Grazie. Cosa dite, padre Alex e Alessandra Sardu? Avete voglia di tirare in qualche modo le fila di questa nostra serata? Grazie, vedo padre Alex disponibile. Va bene. Allora, no, grazie perché ho ascoltato molto volentieri un po' tutto questo dibattito. Io farei brevissimamente, mi sono venuti tre pensieri. Primo, sono riandato all'ultimo giorno che ho passato a Coracoccio e ricordo che l'ultimo giorno sono venuti da me varie persone a dirmi: Alex, tu non puoi uscire di qui se non preghiamo su di te. Dico: che bello, ne ho di bisogno. E siamo trovati verso l'imbrunire, ci sarà stato un centinaio di persone. E è stata una preghiera bellissima. Verso la fine della preghiera, un ministro di una chiesa indipendente ha incominciato a pregare carismaticamente. E diceva: papà, grazie che padre Alex ha camminato con noi per 12 anni. Papà, ti prego, dona padre Alex il tuo Spirito Santo. E la gente che mi stava tutti, mi avevano chiesto di tutti impormi le mani, mi schiacciava a terra per darmi lo Spirito. Che dona il tuo Spirito Santo, perché adesso possa tornare dalla sua tribù bianca e convertirla. Guardate che se la tribù bianca non si converte, e ho sentito un sacco di cose che ci dicono dove siamo arrivati, guardate che non c'è speranza né per noi né per loro. È perché mi hanno rimandato a convertire la mia. E in questo senso, io vorrei ricordare a tutti, se non fu nato a non finire politica, ma è inutile che ci illudiamo. Coloro che noi inviamo in Parlamento non decidono quasi nulla. È finita questa storia. La vera politica la facciamo noi questa sera, coloro che si impegnano sull'acqua. Io Bravo. faccio politica. Il problema è che dobbiamo imparare a metterci insieme, cioè, come dice Papa Francesco, deve nascere dei grandi movimenti popolari, che solo questi possono scuotere un po' il potere. Altrimenti, guardate, non si va da nessuna parte, perché va lassù. Finiamo di guardare in su, dobbiamo guardare in giù, mettendoci insieme. Questa è la nostra. E osare un po' di più. Osare cosa vuol dire? Un po' imitare quello che stanno facendo Extinction Rebellion. Non so, l'avete sentito parlare, questo non sono i Fridays for Future, quindi il venerdì di Greta. È un altro gruppo, ma che ha molto più coraggio e, per esempio, blocca strade, si fa arrestare. Dovremmo anche come acqua, penso. Data l'importanza dell'acqua, osare molto di più e farsi arrestare, sfidando il sistema, perché non c'è altra via, secondo me. Qui si tratta di vita o di morte, l'acqua è la vita. Grazie. Ah, grazie infinite a te, padre Alex. È quello che stiamo cercando di fare con tutte le difficoltà che abbiamo visto anche stasera. Contiamo su di te, sul tuo aiuto e anche sulla tua illuminazione. E passiamo quindi al nostro modello meridionale, ABC Napoli. Ecco, Eccola qui, allora, grazie anche a lei. io beh, volevo veramente condividere quello che, cioè condivido veramente dal profondo del cuore quello che ha detto padre Alex, che veramente la politica poi si fa, ecco, nei luoghi come quello che stiamo vivendo noi questa sera. Cioè la politica dei contenuti, la politica della riflessione, la politica quella delle cose che hanno veramente un peso per la società. E purtroppo vedo che c'è sempre più superficialità, sempre meno voglia di approfondire. Però questa sera è una serata importante perché si è messa in moto una carovana, no? Questa bellissima idea che avete lanciato. Allora dobbiamo guardare con ottimismo, nonostante tutte queste difficoltà oggettive che sono legate a queste riforme legislative, a queste volontà politiche che comunque spingono in direzioni che probabilmente sono lontane da quelle che noi
auspicheremmo. E quindi bella questa carovana, bella questa serata, grazie veramente di cuore. Io chiaramente sono sempre a disposizione se c'è anche bisogno di informazioni tecniche, se c'è anche bisogno di qualche supporto relativamente al modello ABC. Andiamo avanti, insomma, con la speranza e con la fede che appunto le battaglie, quelle vere, quelle sentite, possano poi trovare una realizzazione effettiva. Quindi grazie veramente di cuore e buona serata a tutti. Ah, grazie infinite anche a lei, per la sua disponibilità, per le sue parole, per la fiducia che ci trasmette e tutto sommato la tenacia, no? Sua e nostra di non rassegnarci malgrado le difficoltà, di non rinunciare, ma di, come diceva Borrelli, resistere e resistere ancora, perché quello in cui crediamo è quello che ci salverà più che noi, quelli che verranno dopo di noi, e che rappresenta davvero l'alternativa a un sistema che si sta dimostrando sempre più incapace di rispettare la natura, gli uomini, le donne, gli esseri umani, che ci porterà alla distruzione. La crisi climatica è incombente, ne siamo consapevoli, peccato che non lo siano quelli lassù, ma come abbiamo fatto stasera, non in molti, ma comunque, insomma, circola questo messaggio. Grazie ancora infinite al presidente di ABC Napoli, coraggio, avanti e magari a Torino, perché no? Grazie. E padre Alex, Moltissimo. guarda, veramente inimitabile Sì. e ti siamo veramente riconoscenti. Grazie a tutti gli altri che hanno partecipato questa sera. Alla prossima, speriamo Alla presto. prossima e ci vediamo il 20 a Napoli. Brava, Bravo. pa!